Bentrovati telespettatori di Rai 3. Ad applaudire e a salutarvi sono i ragazzi del liceo scientifico, dillo tu? Blaise Pascal di? Ovada, ma allora qui sono i rappresentanti di ben 1300 ragazzi che arrivano in realtà da diverse parti, da un comprensorio molto ampio, perché sono ragazzi speciali, loro fanno delle cose straordinarie, cioè... Noi utilizziamo le riciclette, che sono queste biciclette che vengono utilizzate per sensibilizzare la popolazione ovadese alla raccolta differenziata. Insomma, un lavoro molto particolare, no? Che vi è... Come mai, Elena, avete inventato questo sistema? Queste biciclette sono particolari perché sono fatte con alluminio riciclato e noi le utilizziamo nei centri storici, sia di Ovada ma anche di Tortona, Novi Ligure, Acqui Terme, per appunto questa campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata che ci sta molto a cuore comunque. Perché loro sono accompagnati dalla professoressa Marisa Ottonello. Sì, buongiorno. Perché fanno questo percorso scolastico? Sì, è un percorso particolare della nostra scuola che da sempre si occupa di ambiente ma cerca anche di valorizzare tutto il paesaggio dal punto di vista storico, culturale. Siamo in una zona di confine tra Piemonte e Liguria e quindi più che mai ci interessa portare avanti questa difesa che è la nostra ricchezza e quindi a maggior ragione tutela del territorio, del paesaggio e una sensibilizzazione in questo senso. Quindi più che mai non soltanto diciamo così sul terreno dei rifiuti agiscono, no, ma proprio qualcosa di sulla più. Tutela del paesaggio. Del paesaggio, visto nel suo complesso, anche perché è la nostra storia, le nostre tradizioni e sicuramente i ragazzi devono anche apprezzare tutto ciò che abbiamo e mantenerlo nel migliore dei modi, anche per quanto riguarda l'abbandono di rifiuti, che è una delle prerogative che noi cerchiamo di combattere, proprio quella di instillare in loro il senso dell'educazione. Quindi anche... loro poi a casa, sì, esatto. Voi praticate la raccolta sicuramente, differenziata. Sicuramente, mi auguro, a scuola no. Lo facciamo, sì. Il nostro compito fa, primo sì. È proprio Giulia, quello di differenziare. Giulia, così, dico bene? Sì, sì, sì. Beh, insomma, ci crediamo sulla anche parola. Quello, no? Chi può dire loro. Però veramente, l'architetto Fabio... Barisone, lei è presidente del Consorzio dei Servizi Rifiuti di Novi Ligure, che comprende appunto, dicevamo, anche le aree di Acqui Terme e di Tortona. Buongiorno. È un'iniziativa particolare questa con i ragazzi. Sì, un'iniziativa particolare che riguarda appunto il sud della provincia di Alessandria. Noi siamo un consorzio che occupa quella parte, un consorzio che è formato da 116 comuni e quei comuni che citava sono, diciamo così, i comuni centri zona principali. Ecco, voi vi proponete come modello nazionale addirittura, no? Su questa iniziativa. Beh, noi ci proponiamo come un modello che può funzionare, che può essere ovviamente utilizzato anche ovunque e che possa consentire ai ragazzi di apprendere, come si diceva, l'importanza di tutelare il paesaggio anche attraverso fare la raccolta differenziata dei rifiuti e soprattutto fare in modo che questo poi possa continuare ad essere un elemento importante anche quando si cresce. Ecco, nel vostro comprensorio la raccolta differenziata è quote... Nel nostro comprensorio la raccolta differenziata è migliorata, sta migliorando, ma è anche questo un modo per renderla sempre con percentuali più elevate e soprattutto per darne sempre una maggiore, diciamo così, uso questo termine, purezza. Quando si parlava di riciclaggio e si parlava della ricicletta in alluminio, è ovvio che più la raccolta è ben fatta, più si possono ottenere materiali che si possono riciclare e utilizzare, ad esempio con queste finalità, rifare le biciclette. Beh, complimenti ragazzi, tra un po' poi riprendiamo l'argomento e noi ci occuperemo tra un po' di rifiuti, anche se non di rifiuti di altro tipo, di rifiuti industriali che hanno avvelenato pesantemente dalla Sardegna alla Campania, andremo appunto nella zona della Sinara, davanti alla Sinara, bellissimo, da Porto Torres e poi ci sposteremo nella Terra dei Fuochi dove si è consumato un pranzo molto particolare, vi diremo meglio, ma nella seconda parte poi parleremo anche di montagne, andremo in montagna, in particolare nel Parco dello Stelvio e sull'Adamello.
bello. Però Alessia, dobbiamo ricordare che cosa? Allora, innanzitutto che siamo su Facebook, ci trovate come Rai Ambiente Italia, cliccate mi piace, commentate la puntata sulla nostra bacheca. Poi dobbiamo fare una precisazione, avevamo parlato nella scorsa puntata di un disegno di legge presentato per gli incentivi fiscali all'acquisto di veicoli elettrici pubblici, quindi taxi. L'onorevole Pastorelli ci fa sapere che cofirmatari di questo disegno, oltre che Fare Ambiente e Euritaxi, sono anche 12 deputati bipartisan di vari gruppi di politici che hanno... Non l'avevamo detto, abbiamo fatto bene a precisarlo. Allora, Alessia, però, noi come facciamo a cominciare questa puntata ignorando quello che è capitato in questi giorni nel Mediterraneo? Insomma, un'ecatombe vera e propria, no? Avete visto 900 morti quasi, insomma, una cosa terrificante. A scuola ne avete parlato, Elena, ne avete parlato a scuola di questo? Sì, sì, ne abbiamo parlato e siamo rimasti molto colpiti di come comunque succedano ancora queste catastrofi e di come Mi dicevi prima, noi ci aspetteremo che qualcuno facesse qualcosa, sì. Insomma, però sembra quasi che non capiti mai nulla, si continua. È vero, è vero. No? Allora chiediamo aiuto a Gianfranco Bologna, architetto Barisone, no? Lei che è presidente del Consorzio dei Rifiuti e con questi ragazzi fate questa esperienza, cioè io ho difficoltà tutte le settimane perché ho i ragazzi in studio, poi però raccontiamo delle storie che non sono per nulla esemplari, no? Per cui è un bel contrasto questo. È un bel contrasto ed è il contrasto della nostra società di cui si parlava prima, di fronte al mare della Sardegna che potrebbe essere e deve continuare ad essere valorizzato al massimo, troviamo queste distese in cui sotto l'erba abbiamo dei depositi assolutamente altamente inquinanti. E questo poi diventa difficile, sempre più difficile fare formazione e incentivare i ragazzi e le nuove generazioni ad essere attenti all'ambiente, ma per contro è anche un monito e quindi è un modo per lavorare ancora più approfonditamente. Allora io, ragazzi, ho portato addirittura le biciclette, che loro chiamano riciclette, girano di comune in comune, appunto pedalando, per andare a invogliare le persone a fare la raccolta differenziata. Anche voi avete fatto rapporti con le scuole in tutta Italia? Assolutamente. Intanto credo una premessa, certamente le fasce che vanno dalla scuola elementare sino alle superiori sono i migliori ambasciatori dal punto di vista della sensibilità ambientale e della raccolta differenziata. E dice che i genitori poi seguono? I genitori in molti casi si sentono anche in difficoltà, soprattutto quando i bambini arrivano a casa e vedono dei comportamenti che sono, diciamo così, fuori luogo rispetto all'educazione che, grazie agli insegnanti, a cui bisogna sicuramente rivolgere un grandissimo applauso, non avessimo noi gli insegnanti che abbiamo in Italia oggi, così come sono, nonostante le mille difficoltà della scuola, certamente saremmo messi molto peggio. Quindi arrivano a casa e se vedono che qualcosa dal punto di vista del comportamento non funziona, sono i primi a segnalarlo. Quindi ottimi ambasciatori, anche noi stiamo facendo la nostra parte, soprattutto direi su due fronti. Il primo, mettere in condizione di andare a vedere concretamente cosa succede del riciclo. Molti si domandano, ma io ho questo piccolo sacrificio di separare e mettere, poi dove finisce tutta sta roba? Lei ci ha portato degli esempi, no? Esattamente. Beh, magari la prossima spedizione andate anche voi, ragazzi, vi piacerebbe. Non sarebbe male portare i ragazzi, no, professoressa, direttamente a contatto? Sì. Tante esperienze le stiamo facendo, chissà che in futuro si possa fare anche questa. Ecco, sarebbe però Lorenzo, il prossimo appuntamento importante per voi sono le... Eco-orienteering. Cosa sono le... Eco-orienteering. Eco-orienteering. È un evento che si terrà dal 12 al 15 maggio e coinvolgerà 1500 ragazze circa delle scuole di Acqui Terme, Ovada, Novi Ligure e Tortona e nei centri storici di queste città ci sarà appunto una competizione, un evento dove dei piccoli gruppi di studenti delle scuole medie e superiori dovranno cercare di completare un percorso rispondendo delle domande in maniera appunto corretta per quanto riguarda il riciclaggio e la differenziazione dei rifiuti e coloro i quali completeranno il percorso nel miglior tempo possibile verranno premiati con questi trofei. I trofei sono questi? Sono questi, sì. Che sono qui sulla scrivania di Alessia, che sono una... Sono oggetti riciclati praticamente, no? Fatti, sì, dai ragazzi delle altre scuole, il vero? Il artistico Iona Ottolenghi di Acqui Terme. Allora, insomma, quindi è tutto una mano lava l'altra, possiamo dire così, no, Presidente? No, direi che è sicuramente una realtà che si integra bene che in qualche modo coinvolge i giovani, insomma tutto quello che abbiamo detto oggi, cerchiamo di far sì che le nuove generazioni siano molto più attenti di quanto abbiamo fatto noi all'ambiente e si possa vivere
il prossimo futuro in modo più sano. Montalbetti, c'è una stretta correlazione insomma, tra l'educazione ambientale, quindi cominciare subito fin dalla scuola e i comportamenti che garantiranno un domani diverso da quello che purtroppo abbiamo visto oggi, insomma. Assolutamente. Non si sarà più inquinatori, si sarà... No. Assolutamente, non solo. Intanto ci farebbe piacere partecipare anche noi dandovi una mano a questa bellissima manifestazione. Quindi abbiamo fatto un accordo nuovo. La seconda cosa che propongo, che facciamo in altri punti d'Italia, è dar vita a una cartoniade, quindi a una grande gara, ma non solo degli studenti, delle comunità locali, quindi dei comuni che avete prima citato, per vedere chi riesce a raccogliere di più. E noi siamo pronti, come abbiamo fatto in tante altre parti d'Italia, poi al comune che ha raccolto di più, a dare questa volta non una targa, ma a dare invece un bonifico bancario, quindi una risorsa economica per mettere in ordine, a posto, o un campo giochi, o un'area verde, cioè a far ritornare ai cittadini perché attraverso musica l'utilità. Musica per le loro orecchie. Questa musica suoniamola assieme. Sì, grazie. Questo mi sembra un buon messaggio. Alessia. Sì, intanto arrivano anche dal web tanti complimenti ai ragazzi, Maria, Luca, tanti segnalano che questa è la strada giusta da seguire, quella dei piccoli passi. Altri sono sconcertati da quello che noi settimanalmente facciamo vedere, ad esempio vedere emergenze rifiuti, casi come la Terra dei Fuochi quasi scoraggia un po' dal fare la raccolta differenziata. Questo è il paese, ragazzi. E altri osservano che ad esempio esercizi commerciali, centri commerciali dove i volumi sono grandi di rifiuti spesso non differenziano, quindi si fanno molti sforzi. È vero sforzi. Che non differenziano Montalbetti? Certamente, ma bisogna però aggiungere una cosa, c'è certamente una disattenzione o maleducazione, però in alcuni, molti a volte, comuni non c'è il servizio, cioè non viene organizzato il servizio. Cito un solo caso, Napoli si è ritrovata in questa situazione, finalmente sono partiti, d'accordo il comune, d'accordo l'ASIA, che è la società che gestisce la raccolta, e una cooperativa sociale, tra l'altro aiutata da Torino, lo dico perché ci troviamo negli studi RAI di Torino, che è la cooperativa Arcobaleno, che sta costruendo con risultati eccellenti proprio la raccolta del cartone nei negozi. Ci vuole un servizio e evidentemente anche un'educazione da parte dei commercianti, ma ci deve essere il servizio. Da tecnico lei conferma? Assolutamente, tra l'altro noi proprio raccogliendo un po' anche gli spunti di, dicevamo prima, partiremo con servizi nuovi, cercheremo di migliorare la nostra raccolta differenziata e di fare in modo che chi produce meno rifiuto sia premiato anche nella tariffazione per l'utente, che è una cosa molto importante. Io devo ricordare ancora un appuntamento importante però, sì, Mamore Capri, per la Lipu domani. Domani no. Domenica, festa delle oasi e delle riserve della Lipu. Quante sono? 32, quindi i cittadini possono entrare gratuitamente, ci sono eventi, liberazioni di rapaci, bird garden, laboratori per i bambini, un modo per vivere, riscoprire la natura in un momento importante dove alcuni uccelli già stanno nidificando, altri stanno migrando, quindi c'è una certezza di poter vedere tantissime specie di uccelli nei loro habitat naturali finalmente protetti. E questo mi consente anche di dire che noi il 24 di maggio, come tutti gli anni, faremo una particolare trasmissione nella mattinata, la domenica mattina, per raccontare l'altra straordinaria apertura, che è quella delle oasi del WWF, perché fortunatamente il nostro paese, tra oasi del WWF, oasi della Lipu, oasi della Lega Ambiente, insomma, ha delle fasce protette e dove si svolgono attività anche molto importanti dal punto di vista educativo. Assolutamente. Ringrazio tutti i ragazzi di Ovada che sono venuti con noi, la professoressa, e fate un buon weekend. Grazie. E a tutti quanti, arrivederci a sabato prossimo. Ciao!